Che il Signore vi benedica, cari fratelli, care sorelle. Voglio condividervi ancora un'altra riflessione sull'importanza di predicare la parola del Signore in ogni luogo. Noi non possiamo limitarci a predicare in certi ambienti e in altri no, ma dobbiamo seguire le orme del Maestro, l'esempio di Cristo, il Figlio di Dio, che lasciò il cielo, lasciò la gloria, per un certo tempo lasciò il trono e venne in questo mondo per portare il Vangelo, per portare la luce nei nostri cuori. E così anche noi, come credenti in Cristo, come Chiesa, come nati di nuovo, noi non possiamo limitarci a predicare soltanto in alcuni ambienti, ma dobbiamo predicare in ogni luogo, seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Luca, capitolo 4, verso 42, dice che poi, fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Gesù si era appartato per pregare in un luogo solitario, ma le folle lo cercavano, lo volevano trattenere. Ma egli disse loro, Luca 4:43, ma egli disse loro: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Alleluia. E andava predicando nelle sinagoghe della Galilea. Gesù disse in questa occasione: bisogna che io annunzi il Vangelo del Regno di Dio anche alle altre città. In tanti brani del Vangelo noi possiamo leggere, possiamo capire, possiamo vedere che Gesù andava nei villaggi, di villaggio in villaggio, andava nelle strade, nelle piazze e predicava la parola del Padre suo. Ed è questo l'esempio che noi dobbiamo seguire, cari fratelli. Oggi c'è un mondo che si perde. Per la gloria di Dio oggi siamo venuti qui in questo parco a Mantova ad annunziare la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. E se lo Spirito Santo vive in noi, noi non possiamo limitarci ad alcuni luoghi. In questo luogo predico, in questo luogo non predico, ma in ogni luogo dobbiamo predicare la parola di Dio. Gesù predicava nelle strade, nelle piazze, nei villaggi, nelle città. Gesù andava in ogni luogo ad annunziare la parola di Dio. Ed egli disse, ed è scritto in Matteo 22:9: andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. Qui il Signore, tramite questa parabola, ci dice che noi dobbiamo andare agli incroci delle strade, nelle vie della città, in ogni luogo a predicare la parola di Dio. Dobbiamo seguire l'esempio del Signore, che predicò nelle strade, predicò nelle piazze. Gesù predicò addirittura nel momento più difficile della sua vita terrena, quando lui era sulla croce. Lui predicò a uno dei due ladroni, e così ci ha lasciato un esempio perfetto, che noi dobbiamo predicare la sua parola in ogni luogo, non solo in un cosiddetto tempio, non solo fra le quattro mura, ma dobbiamo predicare nelle strade, nelle piazze, nei parchi, in riva al lago, in riva al mare, in ogni luogo. Giovanni Battista predicò nel deserto, Gesù predicò nelle strade, nelle piazze, gli apostoli predicavano nelle strade, nelle piazze di Gerusalemme, l'apostolo Paolo addirittura in un'occasione predicò sulla barca in mezzo alla tempesta. Predicò in carcere, quando si trovò in carcere con Paolo e con Sila. Alleluia. E così noi dobbiamo predicare in ogni luogo la parola
di Gesù Cristo. Non ci scoraggiamo, ma predichiamo il Vangelo a tempo e fuori tempo, seguendo l'esempio di Cristo, che ovunque si muoveva annunciava la buona novella del Regno di Dio, seguendo l'esempio anche degli apostoli. Fratelli, dobbiamo predicare in ogni luogo. Geremia predicava nelle strade, nelle piazze di Gerusalemme. Ezechiele predicò nella valle delle ossa secche. Alleluia. Alleluia. Ezechiele predicò in un luogo che umanamente era impossibile che qualcuno ascoltasse. Ma Ezechiele fu mosso dallo Spirito di Dio per predicare, per profetizzare anche nella valle delle ossa secche. E così anche noi oggi, tramite lo Spirito di Dio, dobbiamo annunciare la parola del Signore in ogni luogo, perché ci sono tante anime perse, tante persone smarrite che hanno bisogno di udire la parola di Dio. Dio ci chiama a essere predicatori senza pulpito, messaggeri della sua parola in ogni luogo. Amen. È tempo che usciamo fuori dai nostri schemi umani, dai nostri ragionamenti, dalle nostre quattro mura, dalle nostre teologie umane, dalle nostre comodità. Dobbiamo uscire e andare in ogni luogo, alleluia, a proclamare la parola di Dio, come la voce di uno che grida nel deserto. Ripeto, Giovanni Battista predicò nel deserto, predicò in riva al fiume, Gesù predicò nelle strade, predicò nelle piazze di Gerusalemme, Gesù Cristo ovunque si muoveva predicava, e gli apostoli dopo di lui seguirono il suo esempio predicando nelle piazze di Gerusalemme e in ogni luogo, nelle carceri, sopra le navi, in mezzo alle opposizioni, in mezzo alle persecuzioni. E noi dobbiamo seguire questo esempio, predicare la parola del Signore in ogni luogo. Amen? Perché la parola del Signore è l'unica verità. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete. Cari fratelli che ascoltate, la predicazione del Vangelo è un richiamo di Dio. Quando noi andiamo agli incroci delle strade, nelle piazze o come qui nel parco, che oggi abbiamo predicato la parola di Dio, è Dio che richiama gli uomini. La predicazione è il richiamo di Dio, è la chiamata di Dio al cuore del peccatore. E noi siamo chiamati per questo, cari nel Signore, a predicare. Alleluia, gloria a Dio. Non abbiamo bisogno di microfoni, non abbiamo bisogno di etichette, di lauree o di diplomi, ma abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno della visione di Dio. Abbiamo bisogno della fede, perché per fede noi predichiamo, fratelli. La fede ci dà questa certezza di predicare in ogni luogo contro i venti contrari e in ogni circostanza. Dobbiamo predicare la parola di Dio. Daniele predicò in Babilonia. Babilonia vuol dire confusione. E così noi, in mezzo alla confusione di questo mondo tenebroso, dobbiamo annunziare il vero e unico Dio. Dobbiamo annunciare Gesù, la via, la verità e la vita. Dobbiamo annunciare Cristo, il Salvatore, il messaggio della croce, che per il mondo è pazzia, ma per noi è la potenza di Dio. Perché tramite quella croce, che per i giudei è scandalo e per i greci follia, tramite quella croce dove Gesù fu inchiodato, l'agnello di Dio fu inchiodato, tramite quella croce e quel sangue noi abbiamo la salvezza. E ti voglio ancora ricordare, anche sulla croce Gesù parlò, predicò, diede parole di speranza. Predicare vuol dire dare
delle parole di speranza a un mondo che muore. Quando quel ladrone stava morendo, quel ladrone invocò il Signore e Gesù gli disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Gesù anche sulla croce diede parole di speranza, amen? Parole di salvezza. La predicazione è questo, è proclamare la parola della speranza, proclamare la parola della salvezza ad un mondo che perisce, ad un mondo che muore. Perciò, fratello, non tacere, chiesa, non tacere, ma fortificati e mediante la fede proclama la parola di Dio in ogni luogo, amen? Mediante lo Spirito Santo, la fede e l'amore di Dio, noi possiamo essere messaggeri di Cristo, ambasciatori di Cristo, mediante i quali Dio stesso esorta e dice al mondo: riconciliatevi con Dio. Amen. Lo Spirito di Dio opera e parla attraverso di noi per dire al mondo: riconciliatevi con Dio. Alleluia. Pentitevi, convertitevi, perché il regno di Dio è vicino.